Ricordo che lei ha detto che la morte è psicologicamente importante quanto la nascita e come essa è parte integrante della vita, ma in realtà non può essere come la nascita se è una fine, no? Sì, se è una fine. E non siamo del tutto sicuri di questa fine perché, sapete, ci sono tutte queste facoltà peculiari della psiche che non sono del tutto confinate nello spazio e nel tempo. Si possono avere sogni o visioni del futuro. Si può vedere tutto ciò che ci circonda e cose simili. Solo l'ignoranza nega questi fatti. È evidente che esistono e sono sempre esistiti. Ora questi fatti dimostrano che la psiche, almeno in parte, non dipende da questi confini. E allora la psiche non ha l'obbligo di vivere solo nel tempo e nello spazio. E ovviamente non lo fa. Allora in questa misura la psiche non è soggetta a queste leggi. E ciò significa una pratica continuazione della vita, di una sorta di esistenza psichica al di là del tempo e dello spazio.